Passo la parola al collega Girotto, che credo che possa aggiungere qualcosa di valido, essendo anche il primo estensore, il primo firmatario dell'interrogazione che abbiamo presentato, se manca pure la licenza, al Senato. Grazie. Enrico ha cominciato dicendo perché la politica interviene, perché noi riteniamo che ci siano degli illeciti civili e penali sui quali la giustizia non sta seguendo il suo corso. Quindi noi stiamo sollecitando gli organi competenti, che sono le procure, la magistratura, a intervenire. Riteniamo che ci siano degli illeciti che non vengono perseguiti e quindi sollecitiamo. Sollecitiamo e agiamo politicamente perché riteniamo che questa sia la punta dell'iceberg. Questa è una punta dell'iceberg, non c'è solo Popolare Vicenza, non c'è solo Veneto Banca, ci sono decine di altre situazioni. E ci sono queste situazioni perché il sistema bancario non è stato riformato. Non è stato riformato, non nascondiamoci dietro una foglia di fico, il sistema finanziario bancario va riformato. Non abbiamo imparato nulla dal 2008, dobbiamo farlo. Non viene riformato perché non è la politica che controlla la finanza, ma è la finanza che controlla la politica. Non nascondiamoci dietro una foglia di fico. Siamo in presenza di un sistema ipocrita. Ipocrita. Inutile che ce la giriamo tanto. La questione morale, la questione etica è la questione centrale. Abbiamo una politica che è dominata dalle lobby. A sua insaputa, a loro insaputa o non a loro insaputa, è così. Tra i ministeri e le pressioni esterne, la politica è come minimo incompetente, come minimo impotente, come massimo connivente, comprata. Lo ha detto anche il Papa, per carità, fede e politica sono due cose diversissime, però lo ha scritto, la finanza domina il pianeta e l'ipocrisia è il nemico principale da abbattere. La questione etica, ribadisco, è la questione principale, inutile che stiamo a girare, ricordatevi sempre, riscrivetelo sempre, che siamo in presenza di un Parlamento, che solo formalmente è legittimo, lo sapete benissimo. La Corte Costituzionale ha dichiarato che il premio di maggioranza non è costituzionale e il Parlamento ora viene diretto grazie a questo premio di maggioranza che non è costituzionale. E questa è la madre di tutti i problemi. Un Parlamento che la Corte Costituzionale ha detto abbastanza esplicitamente dovrebbe limitarsi a fare le cose più tecniche possibile, più di ordinaria amministrazione possibile e andare immediatamente a nuove elezioni con un sistema elettorale costituzionale, invece questo Parlamento, che è il meno legittimo di tutti dalla seconda guerra mondiale in poi, sta facendo le più grandi riforme possibili. E perché le sta facendo? Perché è in una posizione di potere e vuole perpetuare il suo potere. Ci sono pochissime persone che comandano e vogliono perpetuare il loro comando. Fine. Questo va ribadito fino alla 9. Abbiamo un Parlamento che è legittimo solo formalmente. Finisco qui. Grazie.